Governo Berlusconi ottiene la fiducia per soli 3 voti alla Camera, maggioranza molto più ampia al Senato. Noi chiediamo ai ravennati se il Presidente del Consiglio riuscirà a governare con una maggioranza così risicata, se siamo più vicini all'elezione e soprattutto se questa è una sconfitta politica per Gianfranco Fini. Penso che abbiamo il governo che ci meritiamo, infatti dei valori ce ne sono talmente pochi, ce ne sono pochi anche al governo. E secondo lei Fini, che ha costretto i suoi, tra virgolette, a questa forzata marcia nel deserto, ha subito una grande sconfitta da un punto di vista politico? Secondo me ha subito una certa sconfitta, forse immeritata. Per me è una cosa giusta, cioè voglio dire, io sono di destra e quindi cioè, è una cosa che approvo. Secondo te riuscirà a governare con soli 3 voti di maggioranza? Può darsi, tanto alla fine basta anche un voto di maggioranza. Dopo magari non starà in carica come è stato in carica fino adesso. Può darsi che ci sia, come è già successo ancora, che si corre le urne prima, però insomma nulla è dato per scontato. Secondo te Fini è finito politicamente? No. Il governo Berlusconi è rimasto in carica per 3 voti, che cosa ne pensa lei? È una domanda difficile, ho sempre votato Berlusconi. Riuscirà a governare con solo 3 voti di maggioranza, secondo lei? No, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Quindi le elezioni sono più vicine probabilmente? Per me sì. Pensavo male prima, continuo a pensare male adesso, punto. Il problema non è il voto in sé, ma è il modo di governare che non va bene, né prima né adesso e penso neanche domani. Riuscirà a governare con soli 3 voti di maggioranza? Assolutamente no. No, è impossibile. Matematicamente impossibile. Ogni legge sarebbe un... Quindi, no, prego, prego, venga pure. Un suo parere. Quindi, elezioni più vicine, quindi? Beh, sicuramente sì. Non c'è dubbio su questo. L'unico problema è chi decide di fare l'elezione. A questo punto, dopo questa vittoria, decide lui. Come quando andarci lo decide lui. O deciderà Bossi? Tutti e due insieme si metteranno d'accordo, ma alla fine sarà lui a dire l'ultima parola. Deve comunque star bene alla Lega, cioè, questo è ovvio. Il governo Berlusconi rimane con la fiducia per 3 voti. Secondo lei riuscirà a governare? Non so niente, perché addirittura ha avuto la fiducia. Ah, questo non lo sapevo. Cioè, quindi non posso neanche rispondere, ve lo vedrò un po'.